fare oggi la completa e totale identificazione tra l'Apostolo del Signore e il Signore, e quella tra il Figlio e il Padre, nello Spirito Santo. Cioè appare la Trinità, anche se lo Spirito Santo non è nominato esplicitamente, ma noi sappiamo da altri testi che ciò che vincola il Padre e il Figlio è questo soffio di vita divina, questo spirito di unità, di amore, che riversato nell'Apostolo fa di lui un altro Cristo. In ebraico sarebbe lo Shalin, sarebbe l'Apostolo un altro se stesso, un ambasciatore nel quale è vivo, presente, colui che manda, colui che invia. Per questo chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, cioè il Padre. Per questo non possiamo avere una vita diversa da quella del nostro Signore Gesù Cristo. Non sei più di Gesù Cristo. Se hanno chiamato Belzebù lui, perché non devono chiamare Belzebù te? Se lui ha percorso un cammino di nascondimento durante 30 anni, di formazione lunga, nella più totale oscurità, essendo Dio, vivendo la vita comune di ogni altra persona. Se lui ha vissuto un'infanzia difficile, tutto in preparazione al compimento della sua missione, e se poi durante la vita pubblica non ha avuto dove reclinare il capo, ha vissuto costantemente preda dei suoi persecutori, sempre messo alla prova, sempre con qualcuno che col fiato sul collo, sempre dovendo andare lamingo, e riconoscendo in quello la stessa volontà di Dio che lo portava da una parte all'altra ad annunciare il Vangelo, spesso mosso proprio dalla persecuzione, dalla invidia, aspettando che arrivasse la sua ora. Questa è la vita di un apostolo: attendere ogni istante che arrivi la mia ora, la propria ora. Quella cioè di dare gloria al Padre, cioè quella di mostrare l'amore infinito del Padre per ogni uomo. Giuda, dare la vita per Giuda. Questa è la beatitudine, aveva lavato i piedi come un segno, un sacramento, si era inginocchiato di fronte agli apostoli, dicendo: voi questo lo fate tra voi, questo io vi ho fatto vedere, che sono il maestro, sono il primo, sono più di voi, sono colui che vi invia, e voi non siete più di me. Quindi tra voi lavarvi i piedi, inginocchiarvi gli uni davanti agli altri, la moglie davanti al marito, il marito davanti alla moglie, la sorella di fronte alla sorella, la superiora di fronte a, non so, la portinaia o quello che sia, eccetera. Così, inginocchiarsi, chiedendo perdono, lavando i piedi, un segno profondo di accoglienza, di ospitalità, di accettazione, di amore, che Cristo ha poi dato, a cui Cristo ha dato compimento sulla croce, dove ha lavato con il suo sangue non solo i piedi, ma l'anima, il cuore, la mente, la nostra carne, la terra sulla quale noi siamo, dove non gocciato il sangue di Cristo. Secondo, l'acqua che è scaturita dal suo fianco. Questo che facciamo tra noi, questo che è la vita della comunità cristiana, della Chiesa, ad intra, diventa automaticamente la missione, perché la Chiesa come corpo di Cristo è ai piedi di ogni uomo, lavando i suoi piedi, amandolo cioè gratuitamente. Sarete beati se vivete questo, se sarete offerti al mondo come agnelli, se vivrete in una costante persecuzione, incomprensione, nel rifiuto, spesso nella solitudine. Dici: mamma mia, che quadro che mi fai. Però è così. A Roma si dice: a chi tocca non si ingrugna. È così, è così. Ma sei di Cristo, cioè hai la vita di Cristo, hai la vita eterna. Non c'è paragone tra una vita che nel fondo tutti desidereremmo, un bel divano, una televisione o un libro forse, qualcosa da mangiare, un po' di cioccolata, una copertina e via. E nessun problema, tutto questo vorremmo, no? Se per me le tre cime davanti tutto il giorno, lì un bel rifugio con la polenta, una giornata mai pioggia, e stare là. Quello vorremmo tutti,
Ma tu c'hai un'idea di riposo? Ma tu c'hai un'idea qual è? O stare a casa con tua sorella, con i tuoi nipoti, non tanto, perché insomma voglio dire poi, no? Stancano, per tutto l'anno, i bambini adesso meglio stare tra i vecchietti. Ma ognuno di noi ha una idea, no? Di pace, di beatitudine, di ah, i bambini hanno beato te che c'hai la PlayStation nuova, che c'hai. E qui la beatitudine è un'altra. È esattamente ciò che il mondo, la carne e il demonio rifugge. Da cui scappa. Il vero riposo dove Cristo ha reclinato il capo è la croce. È lì che ha reclinato il capo. È lì che ha dato tutto è compiuto. Ma quel tutto è compiuto vuol dire la beatitudine. Vuol dire ho riempito tutta la mia vita. Una volta mio padre mi diceva quando ero piccolo, dice, tu sei come una salsiccia. Sempre devi mettere tutte le cose dentro. No? Devi fare tutto, tutto, fino all'ultimo. No? Devi riempirti di cose. I giovani, ma non solo i giovani, poi alla fine tutti, in una forma o nell'altra, abbiamo le nostre alienazioni, dobbiamo riempire. Chi con più veemenza, come i giovani, la ragazza e quello e quell'altro, le scarpe, quello che. Ma tutti in fondo, non vorremmo lasciare perdere nulla. Quello. E invece il Signore dice: tutto è compiuto, cioè questa salsiccia che è la mia vita è tutta riempita fino al colmo, fino all'orlo, essendomi svuotato di tutto. La kenosi totale, svuotato, senza più un filo di respiro, senza più una goccia di sangue. Tutto dato per te, per me, che è quello che viviamo adesso in questa Eucaristia, questo svuotamento totale dell'amato, che si riversa completamente nell'amata, in questo amplesso santo e casto che ci colma e che ci feconda, per vivere lo stesso tra noi e vivere lo stesso come comunità cristiana, come Chiesa, come corpo di Cristo per il mondo. Questa è la nostra vita, meravigliosa. Questa però è la beatitudine. Per questo dice, chi perde la vita la acquista. Questo è il segreto. E questo è il kerygma, è la buona notizia che Paolo annuncia in sinagoga fino agli ultimi, a tutti i pagani. Chi perde la vita, la riceve, la trova. Questa è la verità. Questa è la notizia da gridare. Perché? Perché è eterna. Perché esiste la vita eterna, esiste la vita che non muore, esiste la vita che non si esaurisce, la vita di Cristo dentro di te, che ti fa un suo apostolo, una sola cosa con Lui, un altro Cristo. Non voi mi togliete la vita, ma io la posso dare perché ce l'ho in abbondanza. Questo è il ministero di un prete, questo è il ministero di una madre, di un padre, di una vedova, di una suora, ministero di un cristiano. Davanti a tutti quelli che lui incontra, sa perfettamente che c'è un'ora, c'è un Giuda che lo attende, che non lo comprenderà, ma ha vita e vita eterna. Per questo non è l'altro che gli toglie la vita, non è il marito che magari tradisce la moglie che toglie la vita, ma prima io do la vita, perché ce l'ho dentro. Se non ho questo mi divorzierò, se non ho questo sarà la vita dei tribunali, della giustizia umana, che però non dà felicità a nessuno, non dà beatitudine a nessuno. Se io vincerò una causa, non sarò felice per quello. Se ho ricevuto un'ingiustizia e mi faccio giustizia, vai a chiedere se quell'uomo è colmo, felice e può dire tutto è compiuto la mia vita. Ma lo può dire l'uomo della carne che ha assetato di sangue, di vendetta, ma non certo l'uomo dello spirito che è quello che tutti noi abbiamo e che ci fa immagine e somiglianza di Dio. Noi siamo chiamati a essere questa immagine, a essere Cristo, perché chi accoglie te, chi accoglie il tuo perdono, chi accoglie il tuo amore, chi accoglie anche il tuo dono totale, anche mentre sei rifiutato, chi accoglie questo, chi scopre questo, accoglie Cristo, accoglie il Padre ed è già nel cielo. E noi possiamo trascinare questa generazione, cominciando da chi c'è accanto nel cielo, come Cristo oggi ci trascina con la sua kenosi, col suo amore nel cielo.